Grazie Presidente. Avevo già ascoltato la risposta dettagliata che l'assessore ha dato tempo fa, un consigliere che ha posto la tematica qui in Consiglio, e quindi oggi apprendo nuovamente anche lo stato dell'arte della vicenda. Ciò che è veramente paradossale e inammissibile è il concetto non della cosiddetta burocrazia. Qui non c'è burocrazia, c'è una inattività che ha sicuramente dei nomi e cognomi di coloro che sono responsabili, e soprattutto in relazione all'attivazione della riscossione della cauzione, caro Assessore, lei ci farà avere poi le risultanze, perché io ho i miei dubbi che a distanza di tanto tempo, da quando si sono verificati i fatti, ci possa essere la possibilità di ottenere l'escussione di questa fiduzione. Se questo può essere fatto, tanto meglio, vuol dire che il danno sarà, diciamo, mitigato dall'escussione della fiduzione, ma ciò non toglie che i 30 anni o i 40 anni di inutilizzo da parte del pubblico di questi beni hanno sicuramente comportato un danno erariale in senso lato. Per cui quando riuscirà a venire a capo della vicenda, poi ci renderà conto di tutto ciò che ha riscontrato, perché insomma è importante dare atto alla cittadinanza di quello che è stato verificato. Grazie. Grazie consigliere Dore. Consigliere Meloni, prego.